Thank you.
Dunque una colomba, sono stata.
prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Noi crediamo che Gesù è morto e risuscitato. Così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con Lui. Aspetto per tutti i nostri giorni.
Chi ha risuscitato Gesù dai morti ridonerà la vita anche ai nostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito. Illuminati da questa speranza, diciamo insieme: Signore, donaci la vita in Cristo. Padre Santo, che mediante il battesimo ci hai immersi nella morte del tuo Figlio e ci hai reso partecipi della sua risurrezione, fa che camminiamo sempre in novità di vita. Perché andiamo alla morte, viviamo sempre con Cristo. Padre buono, che ci nutri con il pane vivo disceso dal cielo, fa che comunicando la messa eucaristica riceviamo il pegno della risurrezione. Padre Santo, che hai confortato il tuo Figlio nell'agonia del Getsemani, consolaci nell'ora della nostra morte. Tu che hai liberato i tre fanciulli dalla fornace ardente, purifica i fedeli defunti dai loro peccati e liberali da ogni pena. Dio dei vivi e dei morti, rendi partecipi della gloria del Cristo risorto i nostri fratelli defunti. Accoglici un giorno nella assemblea festosa dei tuoi santi. All'inizio di questa giornata così importante per tutti noi e con nel cuore tutti i nostri fratelli defunti, ci rivolgiamo a Dio Padre con le parole di Gesù. Padre nostro, che sia benedice, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto e conferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Padre di ogni vita, che con noi cammini avanti e speri, ricordaci che oggi è il giorno in cui avere fiducia, il giorno in cui aprirci a ciò che ancora non conosciamo, l'istante in cui prenderci cura delle parti di noi che vorrebbero prevalere, emergere a scapito degli altri, isolarsi per paura di cambiare. Ricordaci che non è troppo tardi per fare spazio alle esigenze di felicità e giustizia che risiedono in ogni donna e in ogni uomo. Il tuo Spirito ci racconti il mondo desiderato